Cari, dicevamo che questo mondo ha bisogno della luce del Vangelo, questo mondo ha bisogno della fede, questo mondo ha bisogno di conoscere la verità, perché in questo mondo ci sono tante false religioni, tanti inganni, abbiamo bisogno di conoscere la verità di Cristo. Gesù dice nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 6, io sono la via, io sono la verità e io sono la vita, dice il Signore. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, poiché vi è un solo Dio e un solo mediatore fra Dio e gli uomini, che è Cristo Gesù. L'unica salvezza è Gesù Cristo. Believe in the Lord Jesus. Believe in the Son of God. Jesus is the Son of God. Alleluia. He is the way, the truth, and the life. Jesus is the Savior. Jesus died on the cross of the Calvary. Read the Bible. Read the Gospel. La parola di Dio dice che quando gli uomini non conoscono la verità sono schiavi del peccato, schiavi delle tenebre, schiavi della confusione. Quando gli esseri umani non conoscono la verità del Signore, la verità del Vangelo, gli uomini sono schiavi dell'oscurità, del peccato. La Bibbia dice, il Signore Gesù dice, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Gli uomini che vivono nel peccato sono diventati schiavi. Per questo che vogliamo predicare la verità, che solo Gesù Cristo può salvare. Solo Gesù Cristo può illuminare l'uomo. Vedete con quanta confusione che c'è in questo mondo. Vedete quanto inganno che c'è in questo mondo. Quanta perdizione che c'è in questo mondo. Viviamo in un mondo di perdizione, in un mondo corrotto, in un mondo ingiusto. La Bibbia dice nel Vangelo di Gesù Cristo, nella parola di Gesù Cristo, ai Romani capitolo 6, versetto 23, che il salario del peccato è la morte. Il peccato porta alla morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Gesù Cristo. Il dono di Dio è la vita eterna in Gesù Cristo. Il peccato porta la morte, ma il dono di Dio, alleluia, è la vita eterna. Dio ha mandato suo figlio nel mondo per salvare i peccatori. Il peccato porta la distruzione, la via del peccato porta la morte. Chi vive nel peccato perderà la sua vita, la sua anima. Non vivere più nel peccato, non camminare più nel peccato. Smettila, smettila di essere incredulo, smettila di essere ribelle. Convertiti a Gesù Cristo, come dice nel Vangelo di Marco, capitolo 1, versetto 15. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete al Vangelo. Il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi, pentitevi e credete nel Vangelo, perché solo nel Vangelo c'è salvezza, non in una religione della domenica, non in una credenza inventata dagli uomini, ma nel Vangelo. Il Vangelo è venuto dal cielo, Gesù Cristo è venuto dal cielo. L'unica salvezza è in Gesù, che è morto sulla croce per noi.
che può purificare i nostri cuori è Gesù. L'unico che può purificare la nostra vita è Gesù Cristo. Credete in Lui. Il Signore Gesù dice nel Vangelo: io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà più nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Gesù Cristo è la luce di questo mondo. Chi lo segue non camminerà più nelle tenebre. Uomo, non camminare più nelle tenebre. Non camminare più nel peccato. Non camminare più nell'incredulità. Non essere incredulo. Non essere ribelle. Credi nel nostro Signore Gesù Cristo. Jesus, the Bible says in the Gospel of John, chapter 8, verse 12, Gospel of John, chapter 8, verse 12, Jesus, the Lord Jesus, the Son of God, says, I am the light of the world. Jesus says, the Lord says, I am the light of the world. Jesus is the light of the world. Jesus is not a religion. Jesus is the light of the world. Jesus is the Messiah. Jesus is the Son of God. He died on the cross of the Calvary. The Son of God, the Lamb of God. Repent and believe in the gospel. Believe with all your heart in the Lord Jesus. He is the light of the world. Jesus is the light of the world. I am the light of the world. Follows me. The Bible says in the Gospel, Jesus speak this word, and Jesus say, I am the light of the world. Who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Only by the faith in the Lord Jesus we have the salvation. Only by faith in the Lord Jesus Christ, the Son of God, we have the forgiveness. Only through Jesus we have the redemption. Only in Jesus we have the real hope. Jesus is the hope of the world. Jesus came to this world to save the sinners. We need the forgiveness because we are sinners. Everybody, we are sinners. We need the mercy of God. We need the grace of God. We need the presence of God. We need the love of God. We need the mercy, the forgiveness of the Lord. Jesus died on the cross of the Calvary to save every sinner. We need a forgiveness. We need to repent. The Bible says, Jesus Christ, the Lord says, in the Gospel of Mark, chapter 1, Jesus says, in the Gospel of Mark, chapter 1, verse 15, the Lord Jesus says, hallelujah, the time is full right, and the kingdom
is a spiritual born. We need to born again by the Holy Spirit, by the Holy Spirit of God. We need to born again by faith in the Lord Jesus. We need to born again. Repent and believe in the gospel, says the Bible, says the Lord. Repent and believe in the gospel. Believe in the gospel. Believe in the Lord Jesus. Only Jesus is the Savior. Only Jesus is the mediator between God and man. Only Jesus Christ the Lord is the Savior. Only Jesus can save your soul, because Jesus